Eccoci ancora in diretta con Potadea, ben ritrovati, buona serata a tutti e a voi che ci state seguendo sul canale 88 di Antenna 2. Potadea, come ogni lunedì siamo qui a tenervi compagnia e a parlare di Atalanta. Atalanta che ha lasciato il ritiro di Rovetta proprio nella giornata di sabato, ma insomma a Rovetta si allena adesso, oggi, la primavera e si allenerà per tutta la settimana. Poi vi daremo anche i dettagli per continuare a seguirla proprio qui a Rovetta e seguire anche i nerazzurrini proprio da vicino dal Marinoni di Rovetta. Ma è stata una settimana scoppiettante, mi verrebbe da definirla così, perché davvero è stata una settimana calda, piena di episodi, quella dell'Atalanta. Andiamo subito a parlarne con i nostri ospiti, da il tifoso ma presidente dell'Atalanta Club Tribuina Gavarno, Alessandro Pezzotta. Ciao, grazie Elisa per l'invito. Non si è perso un allenamento pomeridiano dell'Atalanta, perché lui era lì ad osservare tutti gli schemi di Gasperini per riproporli nella sua gavarnese, l'allenatore della gavarnese, Andrea Foresti. Buonasera a tutti. Dai palinsesti nazionali siamo orgogliosi di averlo qui ancora tra noi ad Antenna 2, Lino Mutti, grazie mille mister, e ovviamente il nostro opinionista Luca Carminati, che già questa settimana ha dato spolvero sui social della sua arrabbiatura sulla sentenza TAS, che è arrivata venerdì. Un po' a sorpresa, perché effettivamente dai, l'ambiente atalantino era un po' positivo, filtrava ottimismo su quelle che potevano essere le scelte del TAS riguardo al Milan, e invece l'Atalanta giocherà i preliminari e già giovedì scenderà in campo in quella del Mapei Stadium a Reggio Emilia. Ve l'aspettavate? Alessandro, parto da te, che sei il tifoso di questo parterre. Forse è meglio che non mi esprimo con parole proprio mie, però insomma si pensava a qualcosa di meglio, diciamo così. Mister, insomma, è stata... Quale? Mister? Mister Lino Mutti, non me ne voglio andare. C'è il numero uno, c'è qua due mister con la M maiuscola qua. Io della Val Cavallino devo essere esatto. Esatto. Effettivamente, no, insomma, non me l'aspettavo, ti devo dire, perché difficilmente vengono ribaltate, diciamo, la prima sentenza. Cioè io non ci credevo, anche alla, diciamo così, che il Milan ripotesse avere questa chance. Probabilmente è entrato in gioco anche altre situazioni che il Milan ha messo, forse qualche scheletro di altre squadre sul piatto, e probabilmente per il, diciamo, per non creare ulteriori situazioni hanno pensato di sanare la cosa in questa maniera. Per me sbagliando, perché quando c'è qualcosa di sbagliato, dove tu sei inadempiente e la cosa è evidente, tu devi pagare, diciamo, per cui la prima sentenza era quella che doveva andare a buon fine. Il Milan ha sbagliato per 3 anni e nessuno se ne è accorto prima, che cosa strana. Ma se ne accorgevano, ma che nessuno vedeva, faceva finta di non vedere. Cosa dite Andrea? Forse è proprio quello il lato oscuro, che nessuno ha visto o comunque ha fatto finta di non vedere. La cosa che mi ha stupito di più è stata proprio la tempistica. Io sinceramente le mie considerazioni personali erano quelle di dire: è impossibile che cambi una sentenza a una settimana, ma senza sapere né leggere né scrivere. Non voglio entrare nel discorso di cosa tecniche. È successo, ecco, bravissimo, tecnicamente. Ma dicevo, il tempo è poco, non possono ribaltare una sentenza e poi mandare sul campo l'Atalanta all'ultimo momento. Invece tutto è possibile. Luca, ti vedo già scuro in no video, io sono, come tu ben sai, sono molto arrabbiato, nel senso, io ero forse quasi certo che il Milan andasse in ritiro per il campionato, cioè non pensavo mai che potessero ripescarlo, anche perché ho sentito delle interviste del vicepresidente della Fiorentina, cioè i rumors, come diceva Lino, c'erano, tutt'altro che questi salvassero il Milan. Il problema è che questi si sono presentati in 20. Cioè io quando andavo a Sky ho detto che sono arrivati in 20, due pulmini sì, del sì. Milan, cioè Lino, e poi hanno parlato arrivati in 20 e due della UEFA, sono arrivati in 20, quelli della UEFA hanno detto avranno fatto la presenza formale, perché anch'io pensavo che la decisione UEFA sulle basi ufficiali di questa inadempienza del Milan, invece alla fine... Hanno creato un altro precedente pericoloso comunque. Sì, è vero. Pericoloso in Europa? Adesso si diceva che queste cose erano cose all'italiana, però alla fine succede anche in Europa questo, quindi
Alessandro, cosa dici? Ma a me fa pensare anche l'accusa di falso in bilancio del presidente uscente all'indomani del ribaltamento di questa sentenza. Insomma, non so da quale parte sono abituati a usare i soldi del Monopoli per comprare i calciatori così tanto al chilometro, poi li salvano, poi vengono indagati. Cioè, non c'è mai niente di chiaro. Il problema è Alessandro che pagano quelli che arrivano dopo, dovranno pagare, cioè qualcuno alla fine, qualcuno, cioè pagherò, alla fine deve, cioè io lavoro in banca, cioè alla fine devi pagare, cioè alla fine adesso è arrivato questo Elliot che pensavo che fosse quello del film, invece ma quello indubbiamente, però cioè che arrivi uno sconosciuto emerito fino a quel minuto lì a rimediare le magagne di quelli prima e venga perdonato tutto, cioè onestamente non so. Non mi torna come cosa, cioè avanzano 1.000 lire a me, mi aspettano sul pianerottolo di sì, casa. No, ma cioè, sono d'accordo con quello che dice Alessandro, io mi trovo in questo caso, come venerdì ho detto ad Alisa, ero arrabbiatissimo perché quando ho letto la sentenza ero in ufficio e volevo abbandonare, era una scusa buona per non lavorare più in ufficio. Hai capito. Ma effettivamente la sentenza delle tasse si è pronunciata non sul fatto che il Milan non fosse colpevole, ma che la sentenza a lui inflitta fosse troppo rigida rispetto a quelli che erano stati i precedenti delle altre squadre. Ma insomma, 3 anni così si sono difesi bene. Mister, cosa dice? Sicuramente avevano i mezzi, gli avvocati, sì, le risorse per poter far fronte a... E poi forse si chiamavano Milan. Si chiamavano Milan e Elio, per cui esatto. Immagini te che forza in campo è entrata per far fronte a questa sentenza. Probabilmente hanno trovato i giusti meccanismi per farla saltare, però ecco, come si è detto, dispiace perché sicuramente, ma tutti pensavamo che ormai quella sentenza giustamente veniva applicata, perché quando per 3 anni fai una delle gestioni così dissennate, cioè, senza, cioè, vuol dire che qualcosa di sbagliato hai fatto. Ma mi viene da fare una domanda, Elisa, che volevo sentire anche gli ospiti, ma non potrebbe calare un precedente antipatico adesso, da adesso in poi, col Milan? Non diventa una partita un po' nervosa tra le due società adesso, secondo, anche se non c'entra niente, tra parentesi? No, non penso, perché ormai... Ma io penso, Milan, da tifoso... Il Milan ha difeso i suoi interessi fin dove ha potuto, è stato bravo a ribaltare questo. Cioè, giustamente cioè non è un risultato sportivo acquisito sul campo, dove certe situazioni sono, diciamo, delle situazioni, diciamo, finanziarie che hanno giostrato e hanno messo in campo delle situazioni che il campo non ha detto, ha parlato in altre sedi. Cioè, il campo, sicuramente il Milan meritava di andare per la posizione acquisita, certo, con un doping doppato, ma certe operazioni di mercato non potevi farle. Certo. Per cui è lì che poi devi dire dove il risultato sportivo è arrivato con dei mezzi non leciti, quando altre squadre, per rimanere nei propri bilanci, fa un mercato e fa le cose che possono permettersi. Anche i tifosi, chiaro, sono un po' arrabbiati, anche se, come si dice sempre, l'Atalanta si guadagna tutto sul campo, non ha bisogno di aiuti. Ma sì, se guardi al campo, noi stiamo facendo quello che ci siamo meritati. Chiaro che, alla luce di quello che è stato anche detto, insomma, non è stato fatto tutto nel migliore dei modi. Poi vabbè, loro li conosciamo dal 1990, poi vabbè, chiudiamo la parentesi subito, altrimenti andiamo indietro troppo. Andiamo troppo indietro. Va bene così, comunque li conosciamo bene. E c'è tanto entusiasmo comunque dietro all'Atalanta e questa squadra, e sabato nella serata si è visto proprio allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, quando 8.000 tifosi sono andati a vedere il trofeo Achille Cesare Bortolotti. Vediamo il servizio. L'Atalanta si aggiudica il 24esimo trofeo alla memoria di Achille e Cesare Bortolotti, imponendosi per 3-2 contro i tedeschi dell'Hertha Berlino. 8.000 i tifosi che non hanno voluto perdersi questa prima partita dal sapore europeo a Bergamo, prima del grande ritorno in Europa di giovedì contro i bosniaci del Sarajevo. Soddisfatto della prestazione, al termine del match anche mister Gasperini, che fa il punto sul mercato e sulla condizione. Beh sì, anche perché così abbiamo dovuto far giocare a lungo, insomma, tanti giocatori, ho preferito, anzi più di qualcuno ha giocato i 90 minuti. È chiaro che la partita di giovedì adesso diventa importante, nel senso che c'è la qualificazione di mezzo, quindi bisogna arrivare con una partita almeno già di rodaggio. Ma noi siamo sempre stati
pronti a giocare i preliminari, non avevamo mai pensato diversamente. Poi dopo è venuta fuori tutta questa vicenda, che noi siamo stati di riflesso coinvolti. È chiaro che i tempi sono stati assolutamente, come possiamo, no, scandaloso, però insomma sì, i tempi sono stati completamente sbagliati, quindi alla fine ha penalizzato tutti, ha penalizzato soprattutto la gente, soprattutto i tifosi del Milan, dell'Atalanta, della Fiorentina. Credo che questo non abbia fatto bene, ma insomma direi che molto vicino, non è che ci sono, ci possono essere alcune alternative, però insomma è stata volutamente una partita in previsione di quella di giovedì. Mister, quanto conta poi giovedì giocare a Reggio Emilia? Effettivamente per il caso, quindi due squadre di Sarajevo si sono qualificate in Europa League, l'Atalanta gioca la prima in casa, però da questo punto di vista credo che la vicinanza ai tifosi possa essere a favore dell'Atalanta. Beh, insomma, i tifosi sono già pronti a venire a Reggio Emilia, quindi questo lo sappiamo, verranno anche a Sarajevo, ma adesso abbiamo tempo qualche giorno per documentarci su questa squadra, qualcosa abbiamo già visto chiaramente, e poi sono tutte partite che comunque le qualificazioni vanno prese tutte molto seriamente, perché in Europa qualcuno è più avanti, comunque sono squadre che corrono, abbiamo visto anche i mondiali, partite facili non ce ne sono neanche per le nazionali importanti, figuriamoci in Europa, quindi arriviamo con la concentrazione giusta. Mister Gasperini ha toccato davvero tantissimi punti nelle post partita di sabato, una partita interessante, partiamo da quella della formazione che ci mostra il nostro Felix, che ringraziamo in regia. Questa è la formazione, abbiamo Berisha, Toloi, Mancini, Masiello, Castagne, Derun, Valzania, Gosens, Ilici, Barro e Gomez. E questo è il primo 11, credo che la squadra di giovedì non si discosterà molto da quella che era la squadra titolare di sabato. Cosa ne pensate? Io penso che potrebbe partire Zapata al posto di Barros. Già con Zapata, sì, dal primo? Io inizialmente penso proprio di sì. Io per la vedo, questa è la mia opinione personale, anche perché questo, a prescindere tutto, il mister me lo può dire, dato che lui ha fatto livelli altissimi per tanti anni. Penso che alla Samp si sia allenato, giusto mister? Quindi si è rimasto allenato un pochino. Io sono stato su degli allenamenti alla Samp, non l'ho mica visto, no. Tre sedute. No, non l'ho visto. O era, faceva un lavoro differenziato, però effettivamente quei tre allenamenti che cui ha fatto Giampaolo, non l'ho visto. Non ti so dire il perché. Allora, no, perché io credo che magari c'era già in ballo, no, la trattativa, oppure con era già qua, perché io sono, era già stata la fatta scorsa l'operazione. Sì, la scorsa no, settimana, ecco, Zapata era già stata fatta con l'operazione, è quello che non l'ho visto. No, perché io penso che sia pronto, cioè non avrà 90 minuti. Secondo però Gasperini, visto che sia io credo che saprà Gasperini, vedendo anche gli ultimi giorni, gli allenamenti, vedendo anche le condizioni, diciamo così, dei ragazzi, metterà in, penso, in campo il giocatore lì davanti in condizioni migliori, al di là. È chiaro che anche il fisico Zapata, di Zapata, più esperienza, più carisma, più fisicità e tutto. Però se in questo momento magari sta soffrendo una certa situazione fisica, il ragazzo è pronto, l'ha fatto vedere, sì, anche sabato sera, l'altra sera. Che acquisto è Zapata per l'Atalanta? Un buon rinforzo? Guarda, a me dispiace che è andato via Petagna, perché ero un fan, veramente. Io l'ho visto crescere Petagna, l'ho affrontato, so. Per Atalanta è stato fondamentale in questi due anni, proprio per la crescita del progetto Atalanta. Poi magari non ha fatto quel passo in più in zona gol, dove per il ruolo che copre si richiede qualche numero, diciamo, certo, a livello di gol. Però la sua presenza fisica, il suo acume tattico, la sua disponibilità l'aiuto in certe situazioni squadra di gioco sono state fondamentali. In virtù anche dei compagni che aveva attorno, per quelli è stato bravissimo Gasperini a creare quella funzionalità di gioco in funzione dei ragazzi. Tu trovi il Lici c'è migliorato tanto? Sì, ma soprattutto come personalità, come a livello mentale, lui sta bene qua, è un giocatore che vive bene adesso tutto quello che gli viene posto, sia la titolarità, sia entrare, sia uscire.
è maturato come persona e questo sicuramente l'ha aiutato a crescere proprio anche nel suo ruolo e come giocatore. È un giocatore di talento, Ilice, effettivamente. Sì. Andrea, tu che li hai visti sul campo, la formazione che abbiamo visto sabato, secondo te è quella giusta? Inseriresti anche tu Zapata? No, io lascerei questa formazione. L'unico dubbio, forse dubbio, o comunque dove può cambiare qualcosa è mezzo al campo, nel senso che o Valzania o Pessina, comunque le soluzioni sono quelle, perché anche perché Floyler si è allenato, si è appena iniziale aggregato al gruppo, si da si oggi ha cominciato ad allenare, effettivamente... Non sono d'accordo con Luca, nel senso che secondo me adesso la squadra titolare è questa, cioè i tre davanti secondo me devono essere questi qua. Barro, io l'ho visto bene, informissimo, cioè, bene. Per me è un giocatore che, se mantiene le premesse, non le promesse, non le promesse, ma le premesse, è un giocatore che può fare. Posso rispondere al Gasperini della Valseriana? No. Cioè, io non ho detto che devi lasciare fuori Barro. No, io dico, che secondo me puoi giocare con Zapata. Io l'ho detto anche lunedì scorso, dove Salvioni era dalla mia parte. Cioè, per me puoi giocare con Gomez, ma puoi anche giocare con un ruolo, un tipo di disposizione diversa, cioè con Ilicic, Barro e Zapata, e tu il Papu non penso che faccia 360.000 chilometri, cioè quello che ti tutti e quattro assieme? Sì, volevano farli giocare tutti e quattro assieme, un po'. Io Sandro, siete da rinchiudere. Un po' esagerato. Ma che l'ha detto il mister, No, a parte quello. Sandro ha detto che possono correre Ilicic e anche Gomez a tornare. No, Zapata e Barro, uno deve ricoprire un ruolo, certe situazioni di campo le devi rispettare, anche certe zone, no? Puoi stravolgere certe caratteristiche. No, ma la mia battuta era il fatto che secondo me potevi tenere anche fermo un attimo Ilicic, adesso io stavo scherzando, e giocare con Zapata, Barro e Papu, perché comunque Ilicic qua, tutte le volte che l'ho visto è subentrare, come dicevi tu, Rino, cioè è stato devastante, sì. Cioè devastante sempre. Non so se sbaglio, Ale, sì, cioè, sì, quando, assolutamente sì. Luca, certi equilibri devi comunque prima mettere in campo, poi strada facendo puoi trovare delle soluzioni, delle alternative, però devi mettere in campo una squadra logica, funzionale, cioè o Zapata o Barro, certo, è fondamentale. Cioè non puoi farli giocare tutti e due assieme. Dice di no. Anche perché verranno buoni tutti e due, allora, poi se fai un 4-2-4 con Ilicic, Gomez e le due punte, sì, allora togli un centrocampista. Ma con la difesa a tre e con i due esterni alti, come fai a mettere le quattro punte? Certo. Cioè, è sicuramente un tema interessante che riprendiamo subito dopo la pubblicità. Qui la formazione dell'Atalanta che affronterà il Sarajevo giovedì è la base anche dei nostri discorsi in pubblicità. C'è tantissima tensione, Barro, Ilicic, chi giocherà? Alessandro, chi facciamo giocare? Zapata, Barro, chi preferisci? Poi ecco, l'attacco a quattro. Sì, io penso che Gasperini parta con delle basi sicure, con chi è magari lavorato di più con lui anche l'anno scorso, e questo, cioè partendo da quella base poi magari pian piano inserisci quelli nuovi. La mia paura più che altro, magari più avanti, è che magari è il mercato che influisce più che le scelte del mister. Cioè, per dire una stupidata, il portiere si accostava a Lille, potrebbe non essere più quello, per non parlare del Papu, ci sono tante cose che si possono dire in quel senso lì. Beh, io la penso come te. Io la penso come te, Ale. Io spero che Berisha rimanga solo per la figlia di Elisa Cookie, perché fosse per me io Berisha lo manderei a Lille. Un saluto a Anita, che è appassionata di Berisha. Allora, quindi... qua dobbiamo dire a Anita che Berisha è intoccabile. Esatto. Berisha rimane all'Atalanta, sì. per noi. Poi se c'è un'offerta importante, effettivamente il mercato è, allora, aperto. Chi c'è dietro Berisha è un ragazzo importante, molto è forte. Sicuro molto forte. Berisha comunque ha fatto benino, ha fatto tanto, molto ha fatto, bene, ha non tanto benino, ha fatto molto bene. Il reparto difensivo dell'Atalanta è uno dei reparti probabilmente sia dalla linea difensiva ma anche dal portiere di grande affidabilità. Dopo non so che portiere, certo, si può avere l'Atalanta. Per me è un profilo da Atalanta, è giusto, è per il campionato che aspetta l'Atalanta, insomma. Partita di sabato, sì, che è finita 3-2. L'Atalanta accusa 2 gol, non fa parte del gioco di Gasperini, perché solitamente prende meno gol. Cosa ne pensate? Infatti è quello che ho pensato subito io. Il punto di partenza è stato... Non il punto di partenza, comunque una dei punti di forza. Non prendere gol.
non tanto non prendere gol, perché la filosofia è un'altra, penso, no, di Gasperini, però il suo modo di giocare comunque è stato uno dei punti davvero di forza, soprattutto il primo anno, l'anno scorso magari con qualche difficoltà in più, ma alla fine la difesa è sempre stata... Ha tenuto bene. Adesso penso che sia anche questione di meccanismi, manca Caldara, cioè è il dopo Caldara, arriva Mancini che secondo me è un prospetto interessante, sì. C'era fuori Palomino ancora che un però po' giovedì potrebbe tornare a disposizione, l'ho detto proprio nel dopo. Però io ho fiducia in Mancini, sinceramente, sono un tifoso di Mancini, nel senso anch'io. Che è un giocatore che mi piace, che ha sofferto l'anno scorso perché di fronte a 3 o 4 monumenti ha dovuto lasciare il passo, però sono anche convinto, non so, mi sbaglierò, che anche a livello di fase realizzativa, quindi qualche gol su calcio d'angolo lo possa fare, perché quest'anno mancheranno i gol di Caldara, qualche gol ha fatto, dipende se gioca, però ecco, dipende poi se attenzione. Giocherà perché attenzione. Non sei convinto? Attenzione, secondo me ancora un annettino lo farà altalenante, questa è la mia idea, Elisa, poi io penso che lavorerà molto sull'esperienza. Tolò, Palomino, Masiello. Giocando con i 3 centrali, avendo 4 centrali a disposizione, o infortuni o squalifiche, cioè sicuramente c'è tanta possibilità che faccia. Ma io volevo numero di partite. Volevo dire a Ale e Andrea, comunque, anche che hanno giocato un turno, con la rappresentativa della Val Seriana, cioè hanno avuto una partita importante, cioè sabato tu eri giù, hanno incontrato una signora squadra, quindi squadra Serie A tedesca, cioè, quindi cominciamo, ha fatto un'amichevole contro il Busaporto alla pari, possiamo dire, però hanno preso dei due. Adesso queste situazioni sono tutte da prendere con le mosse, con le pinze, per cui guarda l'Inter, guarda ancora 3-3, bisogna vedere i carichi di lavoro, la condizione, gli innesti dei nuovi, sono situazioni che vanno pian pianino, 2-3 settimane oriate e si mettono assieme. Mister, ma a livello mentale preparare una partita dal venerdì al giovedì, una partita di livello europeo, ma guarda, come per me loro hanno lavorato sicuramente con la testa e anche sotto l'aspetto fisico per arrivare a questo. Poi se non c'era da giocare tanto meglio, però per me Gasperini e la stessa società non hanno precluso comunque di giocare giovedì, per cui hanno lavorato in funzione di questa partita. Poi se la sentenza, allora si andava avanti con la preparazione. Avrebbero magari per me volato. La squadra è pronta anche a livello di testa. Sì. Alessandro, cosa dici? Beh, della squadra che abbiamo noi mi fido e del mister tanto di più. Il fatto di non conoscere bene gli avversari, a che livello sono come preparazione, quello mi fa un po' paura, sinceramente, perché può essere Sarajevo, poteva essere anche un altro, però non li conosci bene e in questo momento puoi avere anche delle sorprese negative. E ci sono sempre state. Ci sono precedenti anche di altre squadre italiane nelle coppe in questo periodo, c'è tipo l'Udinese nei preliminari di Champions qualche anno fa, che era comunque una bella Udinese. Spero che non sia il caso nostro, ecco, perché fatica. La nostra squadra per me è cioè buona, per il livello che siamo adesso di preparazione tutto è buona. Comunque non conosci gli altri. Comunque Elisa, noi ci giriamo intorno, ma non abbiamo, a parte Zapata, non abbiamo preso nessuno. Abbiamo preso Pasalic, che lo abbiamo annunciato lunedì, ci è voluto una settimana, però Pasalic dovrebbe aver preso l'aereo direttamente dall'Australia. Dovrebbe arrivare. Questo, ma ci sono certi ritardi agli aeroporti. Questo ad esempio è il valore aggiunto che ci mancava, secondo me. Questo è un giocatore che comunque poi deve dimostrarlo, perché comunque se l'hanno preso ha delle qualità, ma deve farle vedere. Però sarebbe allora comincia a cambiare anche la fisionomia dell'Atalanta, comincia a piacermi di più, vedo già Gasperini diverso. Luca, io ti dico che quando avevamo preso Petagna tutti ridevi, ho detto Petagna vi farà la differenza, vedrete. Io ti dico Valzania, ma davvero? Vedrai questo ragazzo, però. Che effettivamente adesso si è trovato, non dico un po' a disagio, però è chiaramente l'esordio in Serie A, fisicità, corsa, nuova. Personalità, ha fatto molto bene l'anno scorso, è il degno sostituto lì a centrocampo, per me ci sta benissimo. Sicuramente è un ragazzo ormai pronto per fare il salto di qualità. Io volevo chiedere... Ha davanti due monumenti, perché Verone e Froile, sicuramente, però un ragazzo che sicuramente lo vedremo crescere a buon livello. Io ti volevo fare una domanda, mister, ancora che tu sei
esperto e competente. A me è entusiasmato il ritiro tantissimo da Alessandro. Tu lo conosci? Sì, ma questo non è che lo scopriamo. No, però Gasperini mi sembra, ho l'impressione. Ma vedi, però da Alessandro è un giocatore che in un 4-3-3 è molto più funzionale, più attaccante, più offensivo. In un 3-4-1-2 è così. Hai bisogno di un esterno più punta che di un esterno che ti faccia quasi la fase, perché sono giocatori che hanno le loro, diciamo, caratteristiche e si esaltano magari in certe situazioni, in certi meccanismi. Certo. Ma può venire buono quest'anno all'Atalanta? Com'è? All'Atalanta quest'anno può venire buono un giocatore così? Che ha già fatto vedere buone cose da Alessandro prima di andare via, però è ancora un ragazzo giovane, però adesso ha una discreta esperienza, per cui potrebbe avere il passo per darti una mano più sostanziosa. Vai Alessandro, dimmi. Cioè, onesta, giovane, oddio. Sì, gli anni vanno su, per me vanno su anche per lui. Cioè, no, adesso ha qualche annetto anche lui e qualche campionato alle spalle. No, nel senso, però, per il ruolo che diceva lei, mister, forse è un po' leggerino. Sì, nel senso, a partita avviata gli dai un metro, te ne prende due, perché ha una grande velocità, ogni tanto in quegli spazi, però forse per il ruolo che gli chiederebbe di fare Gasperini un po' di fisicità in più ci vorrebbe, lui purtroppo in quel senso lì manca, cioè, però vedi, anche il Papu a volte dicevamo che anche Spinazzola era così, e invece però poi si è adattato e ha costruito questo ruolo rientrando quei metri in più, posizionandosi. Certo, probabilmente c'è sempre l'aiuto del difensore di fascia, c'è sempre il mediano che esce. Certe situazioni di supporto ce le hanno. Beh, dopo c'è da dire che il Papu è anche un po' più tecnico, forse. Sì, c'è, vale, senso. Parliamo di un gioco. Però diciamo, le modalità del ruolo che richiedono certe caratteristiche, poi una delle qualità superiori è chiaro. Certo. Però quelle caratteristiche, la corsa, rientrare, sì, quello, la fase difensiva che è fondamentale. Cioè, certi ragazzi fanno fatica a farla perché non hanno struttura. Andrea, tu come l'hai visto su Roberta, visto che hai assistito agli allenamenti? L'ho visto, Alessandro? L'ho visto anch'io bene, pimpante come al solito, comunque nel periodo di preparazione, visto che è sempre qua, poi che la fa con l'Atalanta, l'ho visto bene, però anche io sono d'accordo con Alessandro che Gasperini lo veda più quinto di centrocampo, quinto di difesa adesso, quindi serve un giocatore magari più di sostanza. Lui, se rimanesse qua, dovrebbe andare a fare l'alternativa a uno dei tre, sì, uno dei tre davanti, diciamo, del tridente o comunque del trio d'attacco. Nel post partita di Atalanta Hertha Berlino mi sono permessa di chiedere a Gasperini sul fatto dell'Atalanta giocherà la prima partita in casa, quindi a Reggio Emilia contro il Sarajevo, per questo caso che due squadre di Sarajevo si sono qualificate, quindi tocca all'Atalanta la prima in casa. Dal mio punto di vista, e vedevo che dalle facce vostre non eravate troppo convinti, il fatto che l'Atalanta adesso abbia bisogno di una scossa, di una spinta per la prima partita europea, possa trarne vantaggio da questa situazione. Secondo voi? Io ti ho detto di no. Io la penso, io sono dell'idea. Allora, la tua disamina è perfetta, perché in questo momento è la prima partita, però Atalanta ormai l'Atalanta fa parte del gotha del calcio italiano, quindi Atalanta ha già la mentalità da grande squadra, quindi è già pronta ad andare là a giocare a Sarajevo. Cioè, quindi per me era meglio fare il contrario, come abbiamo fatto col Dortmund, se non ci fosse stato in porta Berisha, che ha fatto benissimo, o il Papu con la testa alla Lazio. Ma col Lione abbiamo giocato la prima in casa e poi... Sì. Però erano i gironi. Sì, vabbè, non era prima niente. Sì, però avevamo già gamba, Parolino. Cioè eravamo già in gamba. Qui giustamente lì si dice partiamo dall'inizio. Sì, anch'io credo... penso che l'approccio sarebbe meglio giocarla là, perché magari fai una partita più e poi te la giochi in casa. Sicuramente poteva essere meglio la situazione. Io ne facevo più un aspetto mentale. Credo che questa Atalanta abbia bisogno di una scossa, proprio perché secondo me nell'ambiente è stata un po' accusata questa decisione del Tassi, quindi anche i giocatori stessi non si aspettavano. Sì, vabbè, quello sicuramente, però la squadra ha un ambiente che, dove si muovono, un ambiente che li coccola vicino al 100%, per cui sì, potrebbe anche starci, né? Però anch'io sono d'accordo, era meglio forse giocare Andrea la prima. Alessandro, cosa ne pensate? Beh, io la metto un po' sulla scaramanzia, sulla fortuna.
non abbiamo proprio avuto un briciolo di fortuna in nessun tipo di sorteggio nell'ultimo anno, cioè dalla, no. Dall'Europa League dell'anno scorso, i gironi, un il girone più difficile dell'Europa League l'ha preso la Tana. Poi andiamo al sorteggio, mi ricordo il giorno davanti alla televisione, alla Sky, adesso mezz'ora di sorteggio, un minuto, alla uscito prima pallina. Borussia e Atalanta, potuto spegnere la televisione. Cioè, adesso il sorteggio della Coppa Italia l'anno scorso, per la prima volta, nelle prime otto aspetti, tutto il tabellone della Coppa a sfavore, cioè dalla Juve al Napoli a... Vabbè, e anche adesso si riparte con una situazione del genere. Poi secondo me alla fine è come dite voi, è meglio giocare da allenatore, da sportivo, da calciatore, è meglio giocare la prima fuori e poi farti due conti, però dall'altra parte è anche vero che è una settimana un po' strana. Vinci 4-0 comunque, la prima, mister, e la devi giocare tutte e due le partite. Bravissimo. Bene, al di là del fuori caso, è vero, non devi sbagliare. Quindi niente. È difficile. Spero che sia come dici tu, che comunque la gente, l'essere in casa davanti al tuo pubblico, anche se siamo poi in trasferta, perché alla fine siamo là, sia un vantaggio, sia davvero uno stimolo. C'erano 8.000 persone a vedere il trofeo Bortolotti, me ne auguro almeno 8-10.000 a Reggio Emilia a sostenere questa Atalanta, Alessandro. Ma si parlava di 4.100 biglietti venduti solo il primo giorno, per cui da qui andare a giovedì riusciranno a prenderne ancora 4.000, dico io. Me lo auguro. E tu cosa ne pensi di questa cosa, di questa vicinanza? Avresti preferito giocare alla prima Reggio oppure farai io? Sinceramente, guarda, a me piace questa cosa di Reggio perché forse, vabbè, l'abbiamo aspettata tanto la Coppa, l'abbiamo voluta, cercata, è una cosa bella, anche se parte dai preliminari, comunque una bella cosa, però forse è ancora più bella appunto perché vai là, il viaggio, uno l'altro, e penso che anche loro si trovano in uno stadio, non loro, a 200 km di distanza, comunque si ritrovano le 10.000 persone che arrivano da Bergamo, fanno le corse, insomma, è un'alchimia non da poco. E se lo vai in giro a dire, insomma, te la invidiano un po' tutti sta cosa. Per l'Europa si perdono le giornate lavorative e si dedica l'Atalanta per un giorno. Mister, dove la troviamo una piazza così? Ma non la trovi. Guarda, io sono stato giù alla Dea, alla festa della Dea, e c'erano lì Antonioni e... Ma qua sono matti, mai visto una roba del genere, guarda, qua è normale. Un campione del mondo. Sì, un campione del mondo. Ma cosa ha combinato? È rimasto meravigliato. E questo è Bergamo, è l'amore della gente di Bergamo verso la sua squadra, è una cosa ormai radicata, famiglie, i nonni, i bambini, è una cosa che appartiene ormai a... No, molto, per cui non ci meravigliamo che ci sarà un altro esodo. A Reggio di sicuro ci sarà un altro esodo. Riusciremo a portare anche Luca Carminati a Reggio Emilia? Ma io penso di sì, anche perché comunque preferivo il 2 di agosto, perché comunque facevo un giro in moto, ma no, fa caldo anche adesso. Vabbè. Ma però, riconducendo il discorso, tu hai fatto una domanda importante, tu e Gasperini, e lui ti ha detto, comunque noi nella nostra testa ci eravamo preparati, come diceva Lino, ai preliminari. Cioè, quindi noi siamo partiti per fare i preliminari, poi tutto quello che durante il cammino del ritiro c'era, forse non li facciamo, però giustamente lo sono partiti per fare i preliminari, quindi Atalanta secondo me è pronta, sì, la partita importante, ha detto, l'aveva messa per i preliminari, cioè, quindi secondo me l'Atalanta è pronta e spero, come dicevi tu, di fare 2 o 3 gol per andare a Sarajevo tutti in gita, allora lì si fa una bella gita, si va a vedere Sarajevo, facciamo la storia, giusto Angelo, facciamo storia, torniamo indietro con i libri e alla fine ci facciamo una bella gita e visitiamo anche una bella cittadina. Piazza importante quella di Sarajevo, ma del prossimo avversario dell'Atalanta e di quello che sarà l'Europa League nei prossimi turni, ne parliamo dopo la pubblicità. Eccoci ancora in diretta con Potadia qui su Antenna 2, canale 88. Vi ricordo che se siete in vacanza o non vi volete perdere le nostre puntate potete seguirci anche in diretta sul canale YouTube oppure rivedere tranquillamente da casa anche nei prossimi giorni questa puntata, magari condividendola anche sui social e lasciandoci anche i vostri commenti, perché noi siamo ben felici di leggere anche la vostra opinione. Ci siamo lasciati su quello che sarà Atalanta-Sarajevo, che andrà in scena giovedì alle 20:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sono attesi, forse, speriamo, 10.000 tifosi a sostenere l'Atalanta e speriamo di chiudere in fretta la pratica, soprattutto nel girone d'andata, anche perché poi la partita di ritorno sarà bella tosta in uno stadio da 25.000 posti,
questo è lo stadio, ma che è una squadra che ha pochi tifosi al seguito, 5-6 mila si parla, quindi insomma andiamo in uno stadio dove c'è un buono stadio, un buon impianto, ma vuoto. Non è seguita. Io non vorrei smontare, io sono andato un po' a vedere qualche immagine del Sarajevo, potrei dire che quasi la Gavarnese di Foresti è al suo livello. No, ti sto facendo un complimento perché comunque è una buona squadra che fa questa Europa League importante, però il livello loro è poco, cioè se noi giochiamo da Atalanta... Cioè, è una partita facile. Se giochiamo da Atalanta, però come diceva, ci risentiamo lunedì, come diceva Ale dell'Udinese, cioè, ma io mi ricordo anche delle eliminazioni importanti anche dell'Inter o anche del Napoli, delle partite sì, facili. Sì, va bene, spariamo sulla Croce Rossa che l'Inter, cioè, ne no, ma io parlo dell'Inter, del Napoli, quelle squadrette lì, capito? Sì. Beh, Gasperini ha detto I valori sono diversi, è chiaro, però sono partite comunque da non prendere sotto gamba assolutamente. Gasperini ha fatto l'esempio delle partite mondiali, ogni sì. partita effettivamente andava presa come seria e presa con concentrazione, anche perché effettivamente sono tutte partite difficili. Vabbè. E quindi vedremo. Ma è notizia di oggi, perché oggi c'è stato un nuovo sorteggio, quindi insomma se l'Atalanta dovesse andare avanti, il cammino dell'Atalanta dovesse arrivare al terzo turno, ecco qua il tabellone UEFA che dice che la vincente tra Atalanta e Sarajevo andrà a affrontare l'Apoel Haifa contro questa israeliana, chiaramente, contro questa squadra islandese che non mi metto a pronunciare perché non vorrei fare gaffe qui in diretta su Antenna 2. Comunque insomma o Israele oppure l'Islanda. Apoel Haifa, che è una squadra che l'Atalanta già conosce, nessuno si ricorda perché è una squadra particolare, ma l'Atalanta sì. ha affrontato l'Apoel Haifa proprio il 22 luglio 2015 a Rovetta. È stata qui per un amichevole e quindi il caso vuole che l'Atalanta ha già affrontato questa squadra e l'ha battuta per 3-1 proprio qui nel ritiro a Rovetta. Quindi insomma, ma io egoisticamente, non avendo mai visto l'Islanda, io un girettino in Islanda lì no, sì, meriterebbe. Dai, io anche perché comunque anche Israele non è male comunque. Però Israele, però si sta Israele 50 gradi così, esatto. Al 9 di agosto in Islanda anche per la gente si fa meglio l'Islanda in quel periodo qua. Diamo qualche dato anche ai tifosi: se l'Atalanta dovesse proseguire il proprio cammino, ovviamente la prima è fuori casa, quindi il 9 di agosto, essendo testa di serie, l'Atalanta giocherà fuori casa, quindi in una tra squadra tra Israele e Islanda, e il 16 di agosto giocherà a Reggio Emilia. Proprio dopo Ferragosto, una gita fuori porta, certo. In quel di Reggio Emilia ci sarà il tutto esaurito al Maffei Stadium e sicuramente c'è il nostro Angelo interessato a capire come si legga la squadra islandese. Ok, fino a... Finanfjord è stato due volte in Islanda, poi chiederemo al nostro Angelo Savoldelli, che ringraziamo qui, che ci dà una mano anche per questa diretta, di dirci la sua magari il prossimo lunedì, quando avremo magari chiaro il cammino. Due squadre agli antipodi, effettivamente l'Europa anche questa, affrontare una squadra islandese e una israeliana, mister, anche preparare queste partite. Il calcio globale ti devi adattare a tutto, e poi è una bella conoscenza perché ti vai a confrontare con delle squadre, con delle realtà che non immaginavi mai. Squadre islandesi così, proprio israeliane. Io ho avuto un giocatore israeliano forte giù a Palermo, mi dire più. Rezai? No, Rezai era iraniano. Era iraniano, infatti. A Palermo, che adesso poi giocava in Cina così. Non è male, diciamo. Il calcio israeliano sta crescendo. Anche l'islandese sta stando forte. Esatto. Sì, no. Anche l'Islanda, effettivamente. Adesso, al di là delle dimensioni, delle realtà che sono magari più piccole, però sono realtà organizzate, preparate, per cui bisogna sempre affrontarle con i. Fare attenzione su questo. No. Mister Garzolini, al termine della partita ha toccato davvero tanti punti, ne abbiamo più o meno analizzati tutti, ma la parte principale è quella del mercato. Non chiede più nulla a mister Gasperini, dice che siamo pronti, anche perché ora ci sono le partite da giocare e qualsiasi giocatore arrivi, Pasalic in primis, non potrebbe essere pronto per questa Europa League. Quindi rimaniamo così, non chiediamo più nulla a Percassi? Ma io penso, lui è il mister, lui è un mister, lui è il presidente di un club, però tu mister hai cominciato a dire mi occorrono questi, hai detto per 20 giorni, non devi più dirlo, cioè tu ormai l'hai detto quello, giusto? Sì, non deve essere logoroico Gasperini a dire di cosa ha bisogno, la società lo sa, Sartori forse, e quindi alla fine Zapata, Pasalic?
Per me se fanno qualcosa non lo dicono nemmeno. Sì, anche cioè, a volte certe operazioni devi lavorare in silenzio e dirle quando sono fatte, basta. Senza star lì a metterle ai 4:20, come abituato, come Sartori lavora in questo. Per cui mai ci sicuramente sarà... Zapata è stata un affare lampo, quindi... anche quello sì. Per cui, ma cosa se... manca mister a questa Atalanta? Ma io la vedo abbastanza completa, forse un esterno ancora da mettere a destra o a sinistra, in mezzo al campo ci sono dei ragazzi di grosso valore e tutto, il reparto davanti è ricco di personalità e anche di caratteristiche diverse. Manca lo Spinazzola dalla situazione che aiuta. Però vedi, è stato fuori parecchio. Sì, nonostante... Ha sofferto molto però Papu senza Spinazzola quando sì, è rientrato, sì, sì. Poi è però... stato un altro ha fatto un po' di vero. Castagne e Gosens, quindi non sono pronti. Che crescerà molto il giocatore di riferimento in fascia quest'anno. L'anno scorso ha dovuto sopportare l'assenza di Spinazzola, però l'esperienza che ha avuto l'anno scorso quest'anno in campo la dimostrerà. Gosens, Castagne vanno rimpiazzati. Gosens, voglio dire, ha fatto il finale di campionato scorso, l'ha fatto molto bene e questo campionato magari può essere una buona conferma anche per lui. Castagne, vediamolo ancora un attimo, forse non, il finale suo non è stato bello come quello di Gosens, però tutto sommato per me in Serie A ci possono stare nell'Atalanta di conseguenza, insomma. Cioè, Castagne l'ho visto. Dispiace più che altro per il ragazzo che si è fatto male lì del Città della Barnier. Forse quello, forse sarebbe il caso di prenderne ancora uno lì, visto che non lo vedremo per un bel po'. Probabilmente sì, quello. Quello per sei mesi sicuramente dovrebbe guarda, essere. Il ragazzo ha fatto un'operazione Atalanta di grande spessore. È stato sfortunato, cavolo. Perché è stato forse il centrale migliore della Serie B. Esatto. Centrale difensivo migliore sì, sì, sì. Non è il primo il mister che lo dice perché effettivamente sì, ha sì, fatto un campionato davvero eccellente in Serie B. Barnier purtroppo sì, si è rotto in una maniera ero presente all'allenamento sì, Papu Gomez, Gomez Papu Gomez è caduto addosso a Barnier, magari era capita, già ragazzi, sì, sono quelle cose che in una partita uno se ne capitano mille. Di gioco di allenamento non ti è mai successo Andrea questo tipo sì, di è successo. No, stavamo parlando prima col mister di un giocatore che conosce anche lui. Più o meno è successa la stessa cosa. Sono cose che l'anno scorso ne sono successe due in tre settimane, un mese, quindi dispiace perché effettivamente è vero che era uno dei prospetti interessanti, come si dice adesso, no? Cioè dalla Serie B, io ho visto qualche partita l'anno scorso e questo ragazzo mi aveva fatto una bella impressione. Poi anche... Era il Caldara, il sì, nuovo sì, Caldara. Della, sicuramente partiva titolare. Sarà centrale. Il nuovo Caldara, dai. Facciamo sì, sì, in sei mesi chiaramente no, ma avrà tempo di recuperare. Giustamente lo si aspetterà, ma è un ragazzo che... Merita. Sì, quindi ci segniamo sul taccuino anche questo, mister. Ma no, questo è già conosciuto. E con già, una anche Balzani era conosciuto, perché è un ragazzo con molto una ricercato. Però. Quale? Che... Di questo già se ne parla, quando era Caldara non era il Caldara che sappiamo, cioè quando l'hanno proposto titolare nessuno si aspettava quello che abbiamo visto dopo. Quella partita con questo, Napoli ce la ricordiamo. Questo invece, cioè, Varnier già ti arriva che te lo propongono già come uno che ti dicono questo è forte. Però questa è la seriale, sì, è vero anche quello. Attenzione, te lo propongo fuori ma siamo in Serie A. Cioè, sì, sì, ma era Serie A anche per Mattia intendo, però, cioè, Mattia, però Caldara te l'hanno messo in prima squadra e non te lo aspettavi così, da questo già ti aspetti tanto. Però vedi, cioè, ha fatto un po' il percorso simile, importante, crescere nelle categorie minori. Quello sicuramente sì. Fare campionati di un certo tipo, in squadre diciamo di non di grande, ma di grande diciamo, organizzazione, dove imparano a stare in campo, a giocare. Certo. Questo lo ha fatto benissimo a Cittadella. Ovviamente Mattia Caldara che è di Scanzorosciate. Un amico. È un amico. Insomma, Scanzorosciate gli ha dedicato anche una festa. A giugno una festa di saluto, ma lui l'ha presa davvero come una festa di famiglia. Tra amici, di famiglia. Sì, sì, alla fine già il clan suo è arrivato con i genitori, la fidanzata, lo zio, comunque una cosa molto carina, intima e niente. Poi per come è lui magari sembra che non, cioè non fa trasparire tanto le cose perché è molto posato, tranquillo, però comunque gli ha fatto molto piacere. Si parla addirittura di lui. Anche se devo dire quello che si emoziona sempre di più è Stefano, il papà.
Assolutamente. Beh, chiaramente credo che il papà e la famiglia siano quelli più vicini a Mattia e lo sostengano sempre. Si parla di una partenza anche di Mattia Caldara, è stato richiesto dal Chelsea, se non sbaglio, 22 milioni di euro, quindi insomma vediamo se la Juve si priverà subito del difensore bergamasco oppure lo terrà in prova per quest'anno insieme a Cristiano Ronaldo. Ne abbiamo già parlato della presenza di Cristiano Ronaldo. Io voglio sapere da mister Mutti quanto è importante una presenza così importante, imponente, come quella di Cristiano Ronaldo in Serie A. Voglio sapere la sua. È importante perché è un grande giocatore, prima di un grande professionista, c'ha testa proprio sotto l'aspetto mentale, è per dei Neymar e altri, Messi, grandi campioni, però non hanno la forza mentale di Ronaldo. Ronaldo veramente è un prototipo incredibile. Poi è un ragazzo, se lo vedo nella nazionale portoghese, ha quel senso di appartenenza che lui sposa e lo fa anche nella Juve, perché è venuto sicuramente nella Juve per lasciare un segno, non è venuto tanto per le sue situazioni economiche, ma è venuto in una grande squadra, in una squadra che sicuramente gli permetterà di giocare ancora alti profitti, altri livelli, perché la Juve sta costruendo una squadra incredibile. Per cui non sarà solo Ronaldo, non vince il campionato con un giocatore, chiaramente. Però è chiaro, è Ronaldo lì davanti, di testa, negli spazi, acrobatico, ha tutto. Non segnerà più alla Juve in Champions, questo è sicuro. Però come ti ho detto, non è uno che ti fa vincere tutta la squadra, per cui io mi auguro che a livello europeo... No, guarda, io faccio il tifo per l'Inter in campionato, perché mi farebbe piacere, nonostante c'è qua un interista, perché sarebbe giusto rompere un po' questa monotonia. Monotonia juventina, sono d'accordo, sono d'accordo. Però a livello Europa, veramente mi farebbe piacere che una squadra italiana ritornasse a lasciare il segno. Luca, e speriamo che sia l'anno giusto. Ma io sono d'accordo con lui, cioè la Juve è ancora una grandissima squadra. L'Inter, la Roma sono delle buone squadre, il Napoli è una buona squadra, adesso stanno vantando sto Napoli con Ancelotti, che il mister conosce, bravissimo, preparatissimo e tutto, però il Napoli è ancora il Napoli, cioè alla fine secondo me, certo che se mi vai a prendere Benzema, allora dobbiamo fare quello che ha fatto la Juve, se vuoi diventare la super squadra devi prendere i top player, cioè ha preso Higuain al momento giusto, esatto, adesso ha preso Ronaldo, esatto, cioè, sono bravi, il pezzo pregiato, cioè l'Inter è andato a prendere neanche le birre, per l'amore di Dio, lo conosceva quell'altro, cioè alla fine comunque, certo. Questa verità, se arrivano 80-90 milioni di euro, i Cardi non mandano a Madrid, cioè non è per me strutturata l'Inter né Napoli né nella Roma come la Juve, cioè la Juve è la Juve, c'è niente, cioè mi sto dando delle pugnalate, saluto mio fratello che sarà contento, però cioè, e invece l'Atalanta dove la vedete quest'anno in campionato? Io la vedo dura quest'anno, non sono così ottimista, te l'ho detto anche la prima puntata. No, allora, no, Luca la vede dura ogni anno. La vede dura. È un po' scaramanzia, però, mister. Beh. Io la vedo dura, per me ci sa si chiama di retrocedere, mister. Sì, dice, io la vedo ancora nelle prime 10, assolutamente. Nelle prime 10 ci sta l'Atalanta. Dopo è chiaro, i campionati sono da giocare. Capito, però, una c'ha già meno 5, l'altra è già retrocessa. Cioè, alla fine sì, Parma, notizia di oggi, partirà con meno 5 punti, chiaramente. Le tre neopromosse, Parma già meno 5. Il discorso di riformare un po' il campionato, questo probabilmente sarà da valutare, per dare un po' più peso a un campionato di Serie A, che forse le 20 squadre non è che lo indeboliscono, perché sai già chi retrocede già in partenza. Per dire, le altre squadre intermedie sopravvivono. Fanno cassa. Quando arrivano aprile, fanno cassa. Mollano. C'è un mezzo giocatore, lo vendo. Cioè, perché tanto dicono, noi stiamo qua tranquille e portiamo a casa e facciamo azienda. E le altre tre tanto retrocedono, sono sempre quelle. Invece prima 18 squadre, la forbice era molto più ampia. Per cui la lotta della retrocessione era aperta a 7-8 squadre, ma anche di blasone, per cui retrocedeva la Sampdoria, retrocedeva la Lazio, Torino, Milan, eccetera. Cioè, c'era molto... Invece adesso questi sono intoccabili, cioè per dire. Sì, è chiaro. Cioè il campionato forse è da rivedere proprio nella sua struttura, perché il problema è che c'è il mondo. Dopo 10 domeniche è già finito. È già definito. C'è il mondo, la Juve ha vinto,
è già tre retrocesse. Ma il mondo televisivo, le televisioni... Andrea, il tuo parere? Atalanta quest'anno in campionato dove può arrivare? Anche per me nella parte sinistra, però da tifoso, quindi nella parte sinistra della classifica. Sono convinto che comunque è un lavoro che prosegue, è un discorso che prosegue nel modo giusto. Negli ultimi anni, allora il top player, lo dicono tutti, lo pensano, è il mister, tutti lo dicono e lo ribadisco, anche per me è così. Ha preso dei giocatori da Caldara, dicevamo prima, poi sono i giocatori poi che hanno qualità sicuramente, certo. Però li ha trasformati, li ha valorizzati. Gagliardini, uno e su tutti. E il pensiero, il mister diceva... Ma solo anche Cristante. Cristante, Gagliardini. Andava via Gagliardini, tutti arrabbiati. Nessuno pensava di portarli Cristante, perché Cristante sembrava quasi che fosse andasse a... Finito. Sì. Se l'ha ripreso invece. E l'ha rivelato. Lo stesso Ilic, lui l'ha avuto a Palermo, mi sembra, io l'ho avuto, esatto, sì. Cioè, lo conosceva, lì forse è andato un pochino più sul sicuro, però a volte certi profili li sa. Ma anche valorizza. Petagna, mister, penso che abbia, ci abbia messo una bella pietra sul rendimento, sull'importanza che aveva il giocatore nell'Atalanta. Spinazzola non giocava a Perugia quando è arrivato a Bergamo, rientrava. Ma no, giocava a Perugia perché io l'ho affrontato, ma ha fatto nero a Perugia. E Gagliardini a Vicenza non giocava, è arrivato e ha giocato. A Cesena. A Cesena, bravissimo. Ne ha fatte tante e speriamo che continui a farne. Chiudiamo con Alessandro, di solito lasciamo la missione al nostro tifoso ospite in studio di lanciare il proprio messaggio a Percassi. Quello che vorresti dire a Percassi, visto che è un cusonese doc, proprio come la nostra emittente, quindi se vuoi hai un minuto a disposizione per fare una domanda o una richiesta al presidente Antonio Percassi. Ma la domanda che mi viene più spontanea è se c'è un minimo di potere per accelerare quello che riguarda il discorso stadio, lo si acceleri, a più non posso. Questo, solo questo. Quindi insomma, rifacciamo lo stadio prima possibile, è una promessa che ha fatto anche alla festa della Dea l'anno prossimo, lo stadio ci sarà nuovo per sì, tutti. Sì, anche perché hanno preso in giro i bergamaschi 40 anni fa, le varie amministrazioni locali, uno, l'altro, quell'altro, cioè, adesso ci siamo, prima possibile, perché c'è gente che... Cioè, io sento persone anche che lavorano all'interno dello staff dello stadio che hanno un'età, dicono Guerriero Edel, cioè per queste persone, soprattutto per queste persone. Forse è la volta buona. Grazie mille ad Alessandro Pezzotta per essere stato qui con noi, grazie ad Andrea Foresti, in bocca al lupo per la Gavarnese. Grazie, quest'anno ti aspettiamo a tempi supplementari, promessa davanti a Luca. Andrea, ti aspetta anche il buon Guadagni. Già. Mi raccomando, prima puntata qui ospite a tempi supplementari. Non prometto niente. Non lo prometto. Anche la e noi non lo portiamo a cena allora. Grazie mille al nostro mister Lino Muti, è sempre un piacere averla qui con noi. Grazie davvero. E al nostro Luca Carminacci, ciao, che ritroviamo lunedì prossimo sempre su Antenna 2, canale 88, in diretta a partire dalle 20:30. Forza Atalanta!